qualcun altro più anziano, avendo capito che si andava incontro a dei rischi, mi hanno presentato come un veterano della guida, ma in effetti era appena arrivato, non è che sì, mi è sempre piaciuto guidare, guido con molta destrezza, preparazione, ma non potevo certamente avere quella preparazione di chi aveva già svolto quel servizio. Quindi andai a finire nel pool e quindi a guidare la macchina del dottor Giovanni Falcone per sua scelta. Ma il tema è sempre lo stesso, quello di informare i ragazzi e quindi rendere dotti di quello che è successo nel 1992 e anche prima, perché teniamo presente che io inizio dal 1983, quando c'è stato l'attentato di Rocco Chinnici. Ecco, tutto ciò perché lo faccio? Perché alla fine a me non mi torna nulla, ma perché questi ragazzi che sono il nostro futuro prendono coscienza di ciò che è stato capace di fare l'uomo e cercare di migliorarci nella società futura. Lei ha detto: pensavo di aver vissuto il giorno più brutto della mia vita, il 23 maggio del 92, in realtà c'è stato qualcosa di forse più brutto che è arrivato dopo, quindi come è stato trattato dallo Stato, che cosa è successo? Allora, io ritengo che dopo l'evento del 23 maggio io dovevo essere, prima di qualsiasi altra persona che sale sul palco, magistrati, politici, rappresentanti dell'istituzione e coloro che si mettono sul piedistallo, prima ancora di salire loro dovevo salire io, perché io c'ero a Capaci, io c'ero alla Daura, io sono stato nei posti peggiori a vedere le stragi che sono successe prima della strage di Capaci, eppure sono stato isolato, dimenticato. Mi hanno dato la medaglia d'oro al valor civile. Questa medaglia d'oro ha un valore importantissimo per me, ma quando i funzionari che ci rappresentano non la considerano, per me è una patacca, quindi deve essere rivalutata. Ma tutto questo io non lo dico perché voglio chissà quale meriti. Voglio che nel prossimo futuro, se per caso avremo la disgrazia di subire un'altra disgrazia simile, non facciano un fuoco di paglia iniziale portando la medaglia d'oro che durano il tempo che te lo dico e poi essere dimenticato. Per esempio, io non sono stato mai invitato dal Presidente della Repubblica quando c'è questa riunione, manifestazione, ricorrenza, e sono trascorsi 25 anni. Cioè, ci sono delle lacune che devono essere colmate e quindi far riflettere a chi ci rappresenta. Il suo ricordo del giudice Falcone e di quel giorno dell'attentato? Quel giorno si è messo lui alla guida per stare accanto alla moglie. E stava facendo, mi disse che per l'indomani non c'era più bisogno della mia presenza, e al che io gli chiesi, arrivato a casa, mi dà le mie chiavi. Lui invece era distratto, ha tirato fuori le chiavi e ha spento la macchina. Però questo gesto mi salvò la vita, perché la macchina rallentò e invece di andare a finire sull'esplosione ci siamo andati a cozzare contro. Purtroppo loro non ce l'hanno fatta, io sì. Questo grazie a lui che ha spento la macchina e che guidava lui. Io sono vivo per questo. Io sono vivo perché guidava Giovanni Falcone. Qual è la risposta dei ragazzi, le curiosità dei ragazzi rispetto a questa storia? Questo pomeriggio ne incontrerà altri. Quanto è importante parlare con loro? Ma guarda, i ragazzi che noi ci sembrano piccoli, ma vedo che c'è un'attenzione da parte di questi ragazzini che sono dei contenitori vuoti, che non fanno altro che immagazzinare quello che gli dici. Questo mio racconto li attira tanto. Di solito i ragazzi quando sono in compagnia fanno brusio. Il silenzio era proprio una cosa indescrivibile. E poi alla fine mi hanno posto delle domande che a volte io stesso nemmeno so, ma da dove ci spuntano queste domande? Ma naturali, sinceri, è una cosa bellissima. E per me
Lo continuerò a fare fino a quando potrò, perché giustamente l'età va avanti, io ho 70 anni, non è che ho più 10 anni. Fino a quando me la sento io continuerò a dare questo contributo di legalità, perché la legalità non si manifesta soltanto il 23 maggio, ma si deve esercitare tutti i giorni e io lo faccio.